Avevo finalmente trovato una teoria su cui lavorare. Ma preso da altri pensieri mi occupai d'altro e solo nel 42 cominciai a scrivere qualcosa, ma anche questi appunti finirono in un cassetto. Il progetto di pubblicare le ricerche che ogni tanto avevo fatto sulla selezione naturale però doveva sconvolgersi nel 58. Accadde che un mio corrispondente, Alfred Russel Wallace, senza saper nulla delle mie ricerche, mi inviò uno studio che conteneva esattamente la mia teoria. Lì per lì fui preso dallo sconforto. Se lo avesse pubblicato, avrei buttato alle ortiche 20 anni di ricerche. Così i miei amici proposero una soluzione. Mi dissero: perché non presentare assieme a Wallace la teoria in pubblico? Al principio ero contrario. Ero contrario ad accettare perché pensavo che Mr. Wallace avrebbe potuto considerare questo comportamento un tradimento. Ma ignoravo allora quanto il suo stato d'animo fosse di per sé nobile e generoso. Wallace fu d'accordo. E così, pochi mesi dopo, il 1° luglio del 1858, avvenne la lettura congiunta dei due lavori. Lì per lì sembrava che la lettura non avesse sortito nessun effetto. Ci fu una recensione di un professore di Dublino che disse che tutto ciò che v'era di nuovo era falso e tutto quello che era vero era vecchio. Gli amici insistettero affinché dessi alle stampe l'origine delle specie. È buffo, perché quando portai il manoscritto all'editore, lui mi disse che era un libro troppo specialistico e avrei fatto meglio ad estrapolare il capitolo dedicato ai colombi, come questi esemplari che vedete. Perché i colombi interessano a tutti, mi disse. Io insistetti perché il testo non fosse stralciato. Lui comprese e ne furono stampate 1250 copie e con nostra grande sorpresa andarono vendute tutte in un giorno solo. Tanto successo però doveva portare anche tanti problemi con i critici e soprattutto con la Chiesa, che non vedeva di buon occhio una teoria che minava la creazione, così come veniva descritta nelle Sacre Scritture. A dire il vero, mi sono sempre rifiutato di prender parte alle polemiche. La mia indole e soprattutto la mia salute cagionevole non lo permettevano. Per fortuna però, tra i miei amici avevo quello che qualcuno denominò come il mio mastino, Thomas Henry Huxley. L'intelligenza di Thomas è rapida come un lampo, tagliente come un rasoio. Thomas è il miglior parlatore che io conosca ed è impressionante come riesce a zittire gli avversari. Ricordo nel 1860, nel museo dell'Università di Oxford, Thomas ebbe uno scontro pubblico col vescovo Samuel Wilberforce. Il vescovo prese in giro Thomas, chiedendogli: «Ditemi, sir, è da parte di suo nonno o di sua nonna che lei è imparentato con le scimmie?» Thomas gli rispose all'istante così: «Se dovessi scegliere per mio antenato fra una scimmia e un uomo che per suo istituto usi la sua ragione per ingannare il pubblico incolto, non esiterei a preferire una scimmia». Mentre la polemica montava da parte mia, continuavo semplicemente nel mio giardino di casa ad occuparmi delle mie amate ricerche naturalistiche. E posso dire di aver trovato nello studio delle piante le più grandi soddisfazioni della mia vita. Del resto, mi è sempre piaciuto valorizzare le piante nella scala degli esseri viventi e pubblicare le mie ricerche per condividerle nel mondo scientifico. In principio, vi ho parlato dei miei problemi nella scuola elementare. La scuola, come mezzo di educazione, fu per me una parola vuota. E proprio per questo sono stato in seguito incapace di impadronirmi di qualsiasi lingua straniera. Ma i miei testi trovarono comunque traduzione. Fui contattato da Giovanni Canestrini, un naturalista trentino che è stato docente di storia naturale a Modena e a Padova. La sua proposta di tradurre le mie opere in lingua italiana mi rese molto, molto felice.
Giovanni ha fatto la prima traduzione dell'Origine delle specie nel 1864. Poi, dal 72 all'85, ha curato la traduzione e la pubblicazione di tutti gli altri libri a cui ho lavorato in seguito. Giovanni si è speso molto per difendere e diffondere la mia teoria, tanto da diventare in Italia il simbolo di chi lottava per la libertà della scienza, per la libertà dei popoli e degli individui. Tra i libri preferisco questo sulle piante carnivore. Ho lavorato a questa pubblicazione per 15 anni, a partire dal 60. Mi sono appassionato e ho indagato negli anni seguenti ogni qualvolta ebbi un po' di tempo libero. Ho proseguito poi gli esperimenti finché finalmente sono riuscito a pubblicare nel 1875. Io sono ben felice che le mie opere possano avere seguito. Per questo ho voluto mettere a disposizione il testo integrale attraverso il codice QR, lo vedete lì. Attraverso questo potrete consultarlo comodamente a casa. Questo e gli altri libri che vedete sono stati le pietre miliari della mia vita e leggendoli capirete che le piante sono state le mie migliori alleate nella difesa della teoria dell'evoluzione. E vorrei mostrarveli di persona, questi organismi fenomenali. Dunque, vi propongo di trasferirci all'orto botanico dell'università. Sarei molto felice se mi seguiste laggiù. A più tardi.